La chiesa di Budrione, intitolata alla conversione di San Paolo Apostolo, ha fatto da cornice domenica 26 novembre alle ore 10 all'entrata ufficiale del nuovo parroco Don Gabriele Brusco. Un momento di grande partecipazione e festa per le comunità di Budrione, Fossoli e Migliarina, che non ha permesso a tutte le persone convenute di entrare in chiesa per la celebrazione della Santa Messa, che sanciva la presa di possesso del parroco come guida della comunità. Il rito, presieduto dal vescovo Elio Castellucci, è stato vissuto con grande emozione da tutti i presenti, molto curati i canti che hanno reso il momento molto intenso e pieno di raccoglimento. La comunità ha voluto esprimere il ringraziamento per il momento di gioia che stava vivendo al vescovo e un caloroso abbraccio a Don Gabriele. La presenza del parroco nella comunità è davvero tanto preziosa. Ci aiuta a riconoscerci discepoli e a mettere insieme le nostre sensibilità e diversità. Ma soprattutto ci permette di fare esperienza concreta della misericordia di Dio, che ci illumina con la sua parola, ci guarisce e ci nutre con i sacramenti. Caro Don Gabriele, la tua vocazione viene dal Signore. Ed essa ha contrassegnato tutta la tua vita. Il tuo essere qui fa bene a noi adulti e ancora di più ai ragazzi e ai giovani. Ci ricorda che il Signore chiama e che la gioia di ciascuno di noi sta nel rispondere con generosità. Per questo, con emozione, accogliamo oggi il dono della tua presenza in mezzo a noi. Qui trovi una comunità pronta a riprendere il cammino con un nuovo compagno di viaggio, una nuova guida. Noi ti assicuriamo la nostra buona volontà, ti offriamo il nostro impegno di popolo cristiano, uniti alla preghiera, perché la tua missione sia sempre sostenuta dalla grazia. Ti siamo grati per aver colto con fede il compito impegnativo di essere parroco tra noi. Ti affidiamo all'intercessione di Maria Assunta affinché possa accompagnare il nostro cammino insieme. Don Gabriele, benvenuto nella tua nuova comunità. Che il Signore ti benedica. Ringrazio la signora per questo saluto molto cordiale e molto affettuoso e mi aggiungo alle sue parole, ringraziando anch'io Don Gabriele per la disponibilità. Chissà se un po' di anni fa, quando era un giovane laureato alla Bocconi, immaginava di venire a Budrione, Migliarina e Fossoli come parroco. Questo non vuol dire che va sfruttato dal punto di vista economico, ma vuol dire che le vie del Signore sono davvero imprevedibili. Quindi grazie Don Gabriele perché è stato subito disponibile a cambiare parrocchia e a venire con voi. La unità pastorale di Fossoli, Budrione e Migliarina è ormai collaudata, tre parrocchie che da anni camminano insieme e camminano bene. Don Anand, che pure ringrazio per il servizio svolto in questi anni, è molto contento di questa unità pastorale. Credo che ogni volta che cambia il pastore bisogna ricordarsi che c'è una continuità nel popolo di Dio, naturalmente accettando alcune eventuali variazioni, ma vivendo insieme tutto come una nuova tappa di cammino. E vi ringrazio ancora, comunità parrocchiali, perché avete colto proprio questo significato del cambio. È una nuova tappa, non è un girare pagina, è un nuovo percorso che si apre all'insegna della continuità. Ringrazio anch'io i genitori di Don Gabriele, i parenti, i nipoti che sono qui e credo che per lui possiamo elevare al Signore questa preghiera. Signore, ci hai donato un nuovo pastore, fa che camminiamo insieme a lui con un'unica preoccupazione di essere sempre più conformi al tuo Vangelo di salvezza.